Allora, il mio consiglio per un esordiente è diviso in tre parti. La prima parte è vedi più film e più serie possibili. Ovviamente di quelle che piacciono a te, il genere che preferisci, ma cerca di vederne il più possibile perché ti insegnerà anche a capire come funziona il racconto e se puoi prova a scalettare quei film e quelle serie, cioè prova a scrivere scena dopo scena quello che succede in quel racconto e capirai la struttura, capirai come hanno fatto a scrivere quel film e quella serie. La seconda parte invece è scrivi il più possibile, cioè trova un tempo nella tua giornata, anche se stai studiando a scuola o all'università o se hai un altro lavoro, ritagliati almeno un'ora per scrivere quello che tu stai cercando di scrivere. E la terza parte del consiglio è che si può fare grazie a internet, leggi sceneggiature. Scaricale da internet, leggi in inglese, si può fare, è tutto un altro mondo, perché non è né narrativa, né racconti, né romanzi, ma è un linguaggio a parte e quella cosa aiuta molto. Un consiglio da dare agli esordienti. Potresti scrivere un libro. Io però voglio dire una cosa sola, perché magari a questa risposta, a questa domanda ci sono state migliaia di risposte. Una cosa voglio dire, che personalmente faccio e che è abbastanza particolare, ed è dico rileggete le vostre cose appena scritte, recitandole. Tanto non c'è nessuno. Al massimo c'è una moglie paziente, una fidanzata pure che vivo bene, un cane, un gatto. Quindi rileggete a voce alta, recitate proprio con le intonazioni, perché questo serve moltissimo per i dialoghi. E quindi, secondo me, ecco, tra i mille consigli che potete avere, io dico rileggete recitando quello che avete scritto. Parlo dei dialoghi, ovviamente. Se dovessi dare un consiglio agli esordienti, direi leggete buoni libri, guardatevi dei bei film, leggete ottimi fumetti e uscite la sera.